3-4 minuti come Vito Terenzio qua, perché voi lo conosco perché è una delle persone più seguite sui social, è stato veramente bravissimo in questi anni a creare un brand personale molto forte e una sua scuola di pensiero, un suo modo di portare bellezza, gioia e tanta pratica nella vita dei professionisti. Io conosco Terenzio esattamente 10 anni fa, anche lui. Conosco Terenzio a gennaio del 2010 e poi ricordo come fosse adesso un caffè insieme a maggio del 2011 che aveva due obiettivi, anche qua questo comune denominatore di Tony Robbins, e noi ci incontriamo per bere un caffè insieme e lui si iscrive al corso di Robbins che noi abbiamo organizzato a Rimini nel 2011 e poi mi dice: guarda Gianlu, io ho un sogno, io ho fatto questa esperienza, vengo dal cabaret, sono uno psicologo, ho fatto una serie di studi in questa direzione, ho creato un mio format e mi piacerebbe un sacco portarlo in giro. Ne ha portato anche del materiale, mi ricordo ancora. Io lo guardo e quasi sempre funziona così, voi mi capite? Non ci ho capito un cazzo. Niente. Non ho capito niente, però avevo letto l'entusiasmo sincero, avevo letto la bellezza, gli occhi parlano, c'erano degli occhi innamorati, c'era la bellezza di qualcosa di vivo, di sincero, di spontaneo, di onesto, di genuino che stava arrivando, per cui io sono stato benedetto da chi mi ha offerto una mano e tendo nella vita a cercare di darla. Quindi quando lui mi dice questa cosa gli dico: guarda, non ci ho capito un cazzo, però va bene. Noi facciamo un evento a ottobre, se ti va hai 45 minuti a tua disposizione, organizza il tuo speech, vieni e lui mi dice: ma sei sicuro? Sì. Me l'hai appena chiesto? Sì, vieni. E ho scoperto solo dopo che quella era la prima volta che lui faceva una cosa del genere, però fu una prima volta fortunata, perché da quella che fu un inizio, oggi è diventata la sua professione, lavora a distanza di 10 anni e in tantissime multinazionali e che in Italia hanno blasoni importanti. Proprio ieri sera mi raccontava il tour dei prossimi giorni e in giro in aziende davvero di fascia altissima, e lo fa con enorme stima, con il riconoscimento di chi va, che porta valore. E poi devo dire, insomma, con lui io poi dopo apro la mia prima pagina Facebook, proprio con lui, raccontavo ieri sera, il 27 dicembre del 2014, io non ci capivo un cazzo di Facebook, e lui mi aiuta a aprire la pagina, facciamo 3-4 ore, ricordo, eravamo a casa dei miei genitori, e insieme ci ricordiamo che poi mia mamma dice: dai, mangia qua da noi, e lì nasce la mia pagina. Quindi io ho dato lui la prima volta un palco e lui ha aiutato me, apri una pagina, e credo che se queste due cose non fossero avute non saremmo qua. Siamo qua perché io inizio a fare un certo tipo di lavoro sui social, e siamo qua perché lui mi dice: dammi una chance. Insomma, la vita è continuamente una reciprocità, è continuamente un darsi una mano. Io sono molto felice del fatto che riempie le aule continuamente, del fatto che abbia 500.000 persone che lo seguono sui social con risultati bellissimi, del fatto che un mese fa, proprio quando è uscito il mio libro, è uscito anche un altro libro interessante che ha pubblicato con Mondadori, che insomma nel mondo dell'editoria significa veramente la serie A, e adesso battute a parte, che ha venduto il doppio del mio e questa è la verità. E quando gli ho detto a Terry: guarda, facciamo una bella giornata a Pisa, perché sono 2 anni che non facciamo una cosa insieme, vero? Sono 2 anni, però siamo sempre rimasti amici, siamo sempre rimasti in contatto, quando facciamo una cena insieme è davvero divertentissimo. Quando ho detto: guarda te, insomma, 400 persone a Pisa, un sacco di gente che ha voglia di imparare e le tue tecniche non le conosco, e se vieni e dai un contributo sono sicuro che può essere d'aiuto a tante persone che poi portano questo in giro per l'Italia, quindi non siamo d'aiuto a 400 persone, siamo d'aiuto a 4.000, a 40.000. È sempre il moltiplicatore quello che è importante, interessante in quello che facciamo. Lui mi ha detto: sì, io sono veramente felice che su questo palco stia per salire un professionista stimato nel mondo della crescita e dell'empowerment,
una persona che io ho visto veramente fare i primi passi e crescere verso risultati importanti. Per me è anche un amico, per cui vi chiedo di usare la massima energia che avete in quelle mani per dire grazie di essere qua a Terenzio Crenci. One two. Si sente? Sì. Prova sa one two. Anche laggiù si sente? Sì. Prova sa one two. Vieni acca, si sente? Sì. Un attimo, prova il microfono, anche perché forse non so se qualcuno mi conosce già, qualcuno mi conosce già che mi ha già visto da qualche parte, qualche processo, qualche... Quanti mi seguono adesso, diceva Gianluca, mi ha descritto anche in modo molto pomposo, vi ringrazio. E c'è qualcuno che mi segue dai social, che mi ha visto, non so, su YouTube, su YouPorn, cioè no, su YouPorn no, perché... qualcuno è rimasto su YouPorn con la mano alzata, quando mai? Insomma, anche per chi mi segue dal web, insomma, sta sentendo che io parlo. Che sono persone che pensano che io non parli e invece no, tanto parlo. Parlo anch'io. Invece quanti mi conoscono che magari mi hanno visto qualche anno fa in televisione, a chi l'ha visto? No, scherzo. Anni fa, insomma, su Canale 5 Italia's Got Talent, due persone. Va bene, infatti. Quanti invece non mi conoscono, che non mi hanno visto, guarda con quanto entusiasmo alzo il braccio. Tocca a me. Vabbè, ti ringrazio. Dà sempre soddisfazione questa domanda. Va bene, allora, insomma, mi chiamo, allora, mi presento solo semplicemente per dire che sono Terenzio e sono di Forlì. C'è qualcuno di Forlì? Così lo chiedo perché non si sa mai, anche se non c'è mai di Forlì. Lo so, come vedi non c'è mai nessuno di Forlì, ogni volta non riesco mai a trovare nessuno, ma neanche a Forlì c'è mai nessuno di Forlì, non è vero, e poi mi sa che... qualcuno è mai stato a Forlì così, per curiosità? E che ci siete a fare? Non c'è niente. Ah, è vero, giusto, perché bisogna uscire dal casello per andare a Condè, giusto, è vero. Infatti c'è solo il casello a Forlì, proprio un passaggio per arrivare sulla superstrada. Qualcuno sa dove è Forlì? Così... magari pensi che sia solo il casello veramente, ok. Comunque insomma, voi siete da tutte le parti d'Italia, giusto? Quanti vengono da sud Italia, così, per alzate di mano? Ah, in tutta questa... siete col pulmino, siete arrivati tutti insieme. Ognuno con i vari mezzi, giusto? Qualcuno dal centro Italia? Così? Qualcuno dal nord? Ma c'è gente che alza sempre la mano, ma perché vive in campo perché si sposta? Va bene, c'è qualcuno, vabbè, qui ho chiesto, Forlì, Emilia Romagna, qualcuno? Sempre lui, dice sempre, sì, no, solo lui, cioè. Vabbè, adesso devo cambiare, non c'è mai nessuno dell'Emilia Romagna. Comunque, beh, almeno siamo in due, come ti chiami, lo posso chiedere? Non ho capito. Francesco. Posso chiamarti Francesco? A che ora posso chiamarti? Che non vorrei disturbare, magari sei a Cesena. Quindi Francesco da Cesena, bene. Ma pensa, poi mia zia Pina è di Cesena. Vedi un po' che belle coincidenze. Perché sapete meglio di me che in comunicazione, insomma, quando parli con qualcuno e trovi qualcosa in comune con quella persona, poi è più facile o più difficile comunicare? Più facile, con Francesco abbiamo trovato... il comune di Cesena e mia zia. Comunque,
Adesso voi che siete voi tre in prima fila, visto che lui ha messo le mani, non porto sfortuna, anche perché si è parlato di Forlì, è andato subito in sala giochi. Cioè, adesso non la conosce quasi nessuno, però non porta sfortuna addirittura. Adesso, da forlinese mi sembra un po'. Lei, posso chiedere, lei di dove posate il lei, giusto? Un clima disteso con il lei è perfetto, contaminato. Comunque, come si chiama di nome? Ivan da? Olbia, ma pensi mia zia Pina di Olbia, quella che è uscita, sono le